Zia, ma stai tranquilla, non te sta preoccupare, ti sto dicendo, adesso glielo chiedo, ma non c'è problema, dai, ci pensiamo noi a sta cosa. Sì, ciao. Allora ragazzi, non so se avete capito, mi ha chiesto mia zia se possiamo passare da lei che sta qui a 3 km, passiamo sotto casa sua, nel giardino c'è il cagnolino, lo portiamo a casa del figlio che sta di passaggio, sempre sulla stessa strada, poco più avanti. È un Ma che problema? problema c'è? No, no, certo, è un Ma io la cavolo. bellissimo, io adoro. Cioè, io ho avuto un sacco l'ora. di cani, No, quindi mi fa ho proprio capito. piacere No, come oh, ma cosa. che stai a Bello, dire? non vedo Ma che l'ora. non è un problema? Io ho avuto i cani, ho capito, pure io l'adoro i cani. Ma mo ci carichiamo un cane in macchina. È di taglia media, me l'ha specificato. E allora, taglia media, capito, taglia appunto. media, tranquillo. Ma è di taglia media, non è che è di taglia piccola che te lo metti sulle gambe e è finita la storia. Dove lo mettiamo un cane in Aspetta, mi macchina? stai inviando una foto. Eccolo, è questo qua. Oddio mio, no, ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Guarda, sì, come fanno a caricarlo? Ragazzi, ho capito. Ma sì, pure a me piace, va bene. È un cane, siamo tutti d'accordo. È carino, è paciocco. L'ho visto, ho capito. È paciocco e va bene. Ma il punto è che un cane così poi lascia i peli, ti sbava. La macchina l'abbiamo appena pulita. Dai, ragazzi, non facciamo che sto schifo qui dentro. Ma no, non è questo. Che ne siete, impazziti? No, ragazzi, io ho un problema qui sulle tonsille, io sono allergico ai cani, quindi è proprio fisicamente, sta cosa non si può fare. Io quando dico di no, è no. Bello, quanto sei bello, ma come si chiama? Ma come si chiama? Bambo, ma come si chiama? Hans. Hansettore! Vieni qua, quanto sei bello. Sì, ho capito, però così non va bene, ragazzi. E non va bene, no! Vi ho detto pure che sta allergico! No, Big, non va bene che sta dietro da solo e la soffre sta situazione. No, ma la soffre! Adesso è l'uomo che deve fare l'accompagnatore a sto cane. Big. Si chiama Hans. Guarda queste orecchie. Guarda, mi pare Dumbo, mi pare. Guarda, che bello. Mi pare Dumbo, però non si può fare manco così, dai. E non si può fare no così. Io vi ho detto, sto cane lascia i peli. Non è che lascia i peli, è che sta in mezzo a sti due, e nei gumeni, è ottufato, non gli entra l'aria. È ottufato, sta in mezzo a sti due, soffre, è stretto, non respira. Ma è un cane, che gli vogliamo fare una cameretta? Non lo so, facciamogli un teatrino con le marionette che penzolano, così si diverte! Sto cane! E comunque si chiama Hans. Sì, perché l'H è muta. Issami! Però così non si può fare, ragazzi! Adesso non si può fare, Adesso state tutti ammucchiati! Ma no, stiamo comodi! E che guarda quel poraccio dietro! Non lo vedi che faccia che c'ha? Sta abbassato, non vede la strada, no? Si sente male! Soffre! Il mal d'auto! Soffre! C'ha il mal d'auto il cane! Gli vogliamo fare la vista panoramica! Con la visita guidata! A sto cane! Allora, quello è il Monte Alano, che fa parte del complesso dei Monti Canidi. Lì c'è proprio un cammino sacro per i cani, che guarda caso porta proprio il tuo nome, hai capito, Hans? Si chiama Hans. Adesso basta! Non è possibile! Io ve l'avevo detto, il cane c'ha i peli! Sbava! Io sono pure allergico! Sentite, adesso troviamo una soluzione. Ma vabbè, dai, poraccio, facciamo qualcosa, ragazzi. Bobby, dammi un fazzoletto, dai. Ma è l'ultimo. Ti sembra il momento di farti questo problema? Dammi un fazzoletto. Va bene, ecco. Vieni qui, Anzettone, bello. Oh, povero. Cattivo zio Big. Cattivo zio Big. Ma che schifo! Adesso prendiamo una decisione. Anzi, decidete voi tre. Perché io e lui in questa macchina insieme non ci possiamo stare. Mi pare evidente, no? Adesso scegliete. O me, compagno di mille avventure, con cui avete condiviso gioie e dolori. Oppure scegliete sto cane.
Allora, vai tranquillo perché è tutto dritto, fra un chilometro giri a sinistra. Capito, Hans? Si chiama Hans!